Il polo urbano è nato più di un anno fa nel gruppo Ferrovie dello Stato e come missioni principali si concentra su tre grandi sfide. La prima, quella della rigenerazione urbana, la seconda, quella della intermodalità nell'intorno delle stazioni, la terza, la logistica di primo e ultimo miglio. Rigenerazione urbana, che è il core della società FS Sistemi Urbani di cui io sono il responsabile. Siamo presenti su tutte le città più grandi dove ci sono grandi nodi ferroviari. Come gruppo Ferrovie dello Stato abbiamo una proprietà di aree non più funzionali ai treni, che non servono più ai treni, che sono di circa 30 milioni di metri quadri. E molto spesso sono vecchi scali abbandonati nell'intorno delle grandi stazioni al centro delle città. Ecco che la rigenerazione urbana ha un valore molto, molto importante ed impattante per le città. E riesce la rigenerazione urbana a cambiare il volto delle città. La intermodalità è altrettanto importante. Il core business delle ferrovie è quello di muovere viaggiatori, merci lungo l'asse ferroviario, in lungo e largo per l'Italia e anche oltre. Lo facciamo da più di 180 anni di storia e oggi ancora di più vogliamo cercare di far scendere le persone dalla propria auto privata per prendere il treno, perché il treno è il mezzo più sostenibile dal punto di vista ambientale. Ed ecco che i parcheggi scambiatori sono quelli che danno questa possibilità, questo scambio modale. Ci siamo dotati di una società Metropark al 100% partecipata da FS Sistemi Urbani, che è l'unica società del gruppo Ferrovie dello Stato che gestirà tutti i parcheggi su tutta la rete. Terza sfida, quella della logistica di primo e ultimo miglio, diventata importantissima soprattutto a valle del Covid. Abbiamo sentito tutti l'esigenza, quando il mondo si è chiuso, l'esigenza di ricevere a casa piccoli o grandi pacchetti, anche per la quotidianità. Ed ecco che la logistica di primo e ultimo miglio o di primo e ultimo metro è diventato un business molto importante anche per noi, che siamo proprietari sempre nell'intorno delle grandi città, di grandi spazi e di grandi immobili di volumi di tipo lineare, vecchi capannoni, che sono a disposizione per questa logistica. Sulla sostenibilità stiamo facendo tantissimo e stiamo facendo tantissimo al punto che ogni volta che rigeneriamo dal punto di vista urbano i tasselli di città, inseriamo in accordo con le amministrazioni locali e territoriali una delle clausole più importanti, cioè il quartiere che nascerà nella rigenerazione urbana deve avere come prerogativa il miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso realizzazioni di edifici, infrastrutture che siano ad emissione zero di CO2. Come vediamo, il futuro delle città da qui ai prossimi 30 anni, quindi al 2050, per sintetizzare il concetto in maniera chiara, le vediamo sempre più inclusive, quindi disponibilità di tutti i servizi, di tutte le funzioni utili alle città e ai cittadini che siano ovviamente inclusive, che sia in un qualche modo motore di economia sociale, quindi tutto ciò che realizzeremo attraverso la rigenerazione urbana deve muovere l'economia sociale, che sia socialmente accettabile, quindi deve dare disponibilità sociale per le funzioni che inseriamo alla città e ai cittadini, e che sia ambientalmente migliorata e sostenibile. Ecco che i KPI che ho elencati rappresentano in sintesi il benessere. Quindi le città del futuro, attraverso quello che stiamo mettendo in atto insieme a città, comuni e regioni, deve essere sempre di più rivolta a rilasciare sul campo funzioni utili per i cittadini e per le città e soprattutto che mirano al benessere di ogni cittadino.